fanne uno nuovo. Facendo quattro ripetute a 400 metri, il pugile comincia a rendersi conto del concetto di distanza, perché non possiamo prendere un pugile e chiuderlo nel centro di fitness, ma deve imparare a correre. Per imparare a correre devi imparare a dei punti di riferimento. Per imparare ad avere dei punti di riferimento deve sapere quando migliora. Quindi si insegna al pugile come fare le ripetute da 400 metri. Punto di riferimento 400 metri, si può fare la prima corsettina banale, che si mette e si imposta 11 km all'ora. Quando avrà fatto i suoi 400 metri saprà quanto tempo ci ha messo. Allora si imposta la seconda e si dice quanto sei in grado di fare, si mette 15 km all'ora. Lui farà altri 400 metri e è contento di aver fatto, averci messo meno tempo. Quando lui avrà un po' di coraggio, che diventerà un leoncino, metterà 20 km all'ora e comincerà a correre. In breve tempo, 2-3 settimane, riusciamo a fargli fare fiato, perché imposterà ripetute da 20-25 km all'ora, magari 4 volte. Quando fa le prime 4 ripetute a 400 metri sarà in grado di farci una corsettina da 6 km, e questo lo può fare in palestra su un tappeto, oppure lo può fare fuori, non può. Può svegliarsi la mattina e andare a correre. Ai 400 metri, i 6 km, i 10 km che gli imposteremo, si calcoleranno i fattori climatici. Ovviamente il pugile che corre d'inverno sulla neve avrà delle difficoltà in più nel percorso. Si fanno 2, 3, 4, 5 volte per vedere quanto lui migliora. I risultati dell'allenamento si vedono nell'atletica di un pugile, si vedono negli esercizi dell'atletica, perché abbiamo la possibilità di misurare. Okay? E tutti gli esercizi base dell'atletica leggera servono nel pugilato per vedere se il nostro atleta sta migliorando nel fiato e nella resistenza. E poi si aumentano le difficoltà piano piano. Lesson 1.